Nella ripresa video fotografica dobbiamo sempre esporre correttamente l'immagine, in modo che non sia né sovraesposta né sottoesposta. Deve cioè arrivare sul sensore la giusta quantità di luce. L'esposizione si controlla attraverso il diaframma, i tempi di otturazione e la sensibilità alla luce della camera espressa in dB o in ISO. Per determinare la corretta esposizione si utilizza l'esposimetro, sempre inserito nel corpo della camera. Per misure più complesse si può ricorrere ad un esposimetro esterno. L'esposimetro fa una misurazione che tende a riportare tutto alla luminosità di un grigio medio, ottimale nella maggior parte dei casi. Se volete riprendere le pagine di un libro, l'esposimetro vi inganna, perché tende a rendere grigio il bianco delle pagine. Dovrete aumentare un po' l'esposizione. Al contrario, il dorso nero di questi libri è schiarito eccessivamente, diventando grigio. Occorre quindi diminuire l'esposizione. Non sempre è possibile avere una riproduzione ottimale di tutti i particolari. Ciò avviene quando la gamma dinamica della scena supera quella registrabile dalla camera. In parole semplici, se nell'immagine avete zone troppo chiare e zone troppo scure, non riuscirete a riprodurle tutte correttamente. Sono situazioni da evitare, anche se l'occhio, che ha una gamma dinamica molto superiore, vi potrebbe ingannare nel valutare.